Il concetto di sistema immunitario, mai come in questo periodo di emergenza sanitaria, sta entrando nel vocabolario non solo dei pazienti, ma anche dei cittadini in generale. La valutazione del funzionamento del sistema immune e del suo stato di attivazione è importante anche quando i pazienti necessitano di terapie, soprattutto nel caso di terapie che collaborano col sistema immunitario, come le terapie cellulari. Noi ne parliamo con il dottor Martino Introna, responsabile del Center of Cellular Therapy G. Lanzani, ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in occasione di un incontro tra clinici e ricercatori a Roma, organizzato da InRete con la collaborazione di Becton Dickinson, nel corso del quale è stato presentato un documento di consensus realizzato con il contributo di diverse società scientifiche. Dottore, per quali patologie vengono utilizzate le terapie cellulari? Allora, le terapie cellulari vengono utilizzate in ambito oncoematologico, vuol dire per il trattamento dei tumori del sangue, cioè leucemie, mielomi o linfomi. È una storia ormai abbastanza lunga quella di fare in questi casi il trapianto di midollo, oppure chiamato anche trapianto di cellule staminali. Quindi comunque stiamo parlando di cellule, ma negli ultimi anni si è sviluppato un procedimento che fa progredire ulteriormente questa tecnica, nel senso che appunto dopo il trapianto tradizionale si può intervenire con delle semplici infusioni di cellule, sempre del sistema immunitario, sempre provenienti dal donatore, ma che sono specifiche, adatte per una certa situazione. Per esempio, se il tumore è ricaduto, è recidivato, possiamo ancora combatterlo dando più forza al sistema immune mediato dai linfociti T, e dunque si fanno delle infusioni di linfociti T, sempre del donatore, che sono stati educati in vitro per essere particolarmente cattivi, particolarmente aggressivi nei confronti della leucemia residua. Così come nel caso di reazioni molto gravi, che si chiamano reazioni di trapianto contro l'ospite, possiamo preparare un altro tipo di cellule, in questo caso da somministrare al paziente, che sono cellule mesenchimali, sempre con una buona attività, in questo caso opposta alla precedente, cioè di immunosoppressione, di spegnimento di una reazione che era diventata troppo aggressiva. Quindi, come vede, sono mezzi terapeutici che servono in qualche modo a bilanciare, o in senso positivo o in senso negativo, la lotta che c'è in atto fra il sistema immune e il suo tumore. Senta, dottore, quanto è importante quindi, prima di somministrare queste terapie, valutare lo stato immunitario del paziente? È certamente fondamentale. Come le dicevo, per esempio, nel caso della ricrescita di un tumore, potrebbe essere questo dovuto a un calo della forza della risposta immune. Quindi soltanto andandola a studiare con accuratezza possiamo vedere se ci sono, per esempio, meno linfociti, diciamo così, meno soldati combattenti di quanti ci aspettiamo di trovarne, oppure se sono stati paralizzati nel loro meccanismo di azione. E quando abbiamo queste informazioni possiamo regolare sul tipo di terapia da dare, e quindi il monitoraggio è immediatamente associato con la identificazione di una strategia terapeutica a seguire. Oggi abbiamo a disposizione un monitoraggio immunologico con citometria a flusso. Ci spiega Esatto. questa tecnologia e cosa può migliorare? Allora, la tecnologia essenzialmente, e poi non è nuovissima in sé, la tecnologia è in atto da tanti anni e consente di vedere tutte le molecole sulla superficie delle cellule, quindi varie molecole che riconosciamo con dei reagenti che si chiamano anticorpi e che sono fluorescenti. Ora, quello che è cambiato nel tempo è la capacità di riconoscere molti diversi anticorpi contemporaneamente, quindi non di fotografare più una popolazione generale totale, ma andando a riconoscere tante piccole sottopopolazioni che fanno parte di queste. Immagini una sorta di visione che una volta avevamo del tutto l'esercito in campo contro il tumore. Oggi possiamo, con la stessa tecnica, ma molto più sofisticata, andare a vedere, per esempio, quanta è la cavalleria o quanta è la fanteria, quanta è la zona, diciamo, di confine, quali armi si usano, cioè la risoluzione dell'immagine in citofluorimetria è così raffinata che ci consente di vedere molto meglio i dettagli di quella che è la situazione del tessuto immune. Benissimo, quindi diciamo c'è stato un avanzamento e quindi la tecnologia. Nettissimo.
Dove prima si usava per esempio soltanto un laser per distinguere uno o due colori, oggi possiamo vedere fino a 10, 20, 30, 40 colori contemporaneamente. Vuol dire quindi utilizzare 40 marcatori contemporaneamente e dunque dividere quello che prima appariva solo una popolazione tutta, non so, di linfociti di un certo tipo, andarla a suddividere per la coespressione di altre molecole di membrana e quindi avere una visione molto più eterogenea ma sofisticata e precisa della situazione in campo.